Negli ultimi anni, si sa, il turismo ferroviario in Italia ha preso sempre più campo. Lo spunto iniziale è arrivato dall'estero, dove itinerari mitici come quello dell'Oriente Express si sono trasformati in esperienze uniche. La Toscana, ed in particolare il territorio metropolitano di Firenze, non sono rimaste a guardare ed oggi hanno nel treno di Dante un fiore all'occhiello del settore. Lanciato nel 2021 in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta, in breve tempo si è ritagliato uno spazio importante. Come Florence TV ne abbiamo seguito la genesi e raccontato il percorso che compie attraverso i bellissimi borghi medievali dell'Appennino tosco-romagnolo, sulle orme del viaggio che portò Dante in esilio. Ora, dopo la pausa estiva, riprendono nei weekend, fino al 1 novembre, i viaggi tra Firenze e Ravenna. 136 km a bordo del Centoporte, uno dei treni storici della Fondazione Ferrovie dello Stato. Un percorso che si snoda sui binari della linea Faentina, la più antica delle ferrovie appenniniche tra storia e natura. I viaggiatori saranno accompagnati lungo la tratta ferroviaria da un assistente di viaggio che narrerà la storia dei luoghi toccati durante l'esilio dell'Alighieri e che più ne influenzarono l'esistenza e l'opera. A settembre e ottobre anche tanti appuntamenti da vivere a bordo dello storico convoglio, tra i quali la possibilità di visitare il 2 e il 3 settembre Argillà, il Festival Internazionale della Ceramica di Faenza, l'11 settembre le celebrazioni dei 701 anni dalla morte del sommo poeta a Ravenna, a ottobre doppio appuntamento con la Sagra del Marron Buono di Marradi, le domeniche 9 e 30, alla scoperta del Borgo dell'Appennino tosco-romagnolo, con anche la possibilità di visitare Brisighella o Faenza. Il costo del biglietto è di 54,50 € andata e ritorno, o di 29 euro per la singola tratta, e comprende anche la visita gratuita a musei e monumenti in tutte le località toccate dal percorso.